Quella appena trascorsa è stata senza dubbio una Pasqua dal punto di vista meteorologico all'insegna della variabilità. Ampie schiarite di giorno con un cielo sereno, ma che dal tardo pomeriggio in poi evolveva verso il brutto tempo con pioggia e vento che interessava un po' tutte le Marche. In particolare nella provincia di Pesaro si sono verificati piccoli smottamenti, come nella zona di Caminate, dove da tempo permane una situazione di criticità che il maltempo non fa altri che aggravare, con seri pericoli, come ci dicono i residenti, che da tempo chiedono un intervento dell'amministrazione pubblica su questo tratto di strada. La zona che più ha pagato un conto salato in termini di conseguenze per la pioggia battente è stata anche qui quella che da tempo attende un intervento, via Pisacane. Dalle 10:30 ho cominciato a piovere tanto e qui come al solito se non curiamo, siamo stati qui fino alla 12:30 a vigilare, a mettere le barriere nelle porte perché avevamo il piazzale. Questo qua è pieno d'acqua e col rischio che poi ci entra anche dentro. E poi fortunatamente il comune ci ha mandato la spazzatrice, ci ha levato un'ora buona di lavoro per pulire tutto il fango che entra, perché l'acqua che viene dalle vie San Lazzaro e Giansanti porta fango e poi qui dopo diventa una palude, non puoi neanche più passare con le macchine. Ecco. Un problema che si ripete da diverso tempo. Se non fanno questo collettore o fanno qualche via di fuga dell'acqua. L'assegnazione mista a scoramento per chi ormai da tempo vive questa situazione e che ormai diciamo ci ha fatto un po' il callo, ma per alcuni è stata la prima volta. Se poi a questo aggiungiamo che a distanza di 24 ore dovrà inaugurare la sua nuova attività, si aggiunge al danno anche la beffa. Qui bisogna che qualcuno faccia qualcosa per sistemare il problema dei tombini, perché non si può che ogni volta che piove ci sia questo allagamento così, anche perché sennò mi conviene, cioè, da buttare via tutto qua dopo, cosa faccio? Acqua anche nelle attività commerciali limitrofe, dove anche qui la paratia preventiva davanti alla porta è la sola protezione. Ma dato che erano giorni di festa, molti non hanno fatto in tempo a posizionarla e l'acqua non ha fatto sconti a nessuno. Allagato il negozio gestito da cinesi e quello di veicoli a due ruote.